Caro Figlio, quindi vi invito a farmi un grande applauso. Prego. Un applauso al dottor Caro Figlio. Rassicuro tutti i fan e tutte le fan di Francesco Abbate, che credo si chiamino gli abbatini e le abbatine, che Francesco sarà presente domani e dopodomani per gli appuntamenti per cui era previsto nel festival. Io subentro dalla panchina sperando di fare la figura che faceva Montella nel 2001 quando la Roma ha vinto lo scudetto. Pensate, ha beccato l'unico sardo romanista, meraviglioso questo. Sperando di fare insomma la stessa figura di Montella in quell'anno glorioso, si è presentato da solo, a fianco a me c'è Gianfranco. Gianfranco. Sì, ciao. C'è Giancarlo De Cataldo, applaudiamolo col nome giusto. Buonasera. Parlavamo prima al bar, di fronte a un bicchiere di vino, di noir, delle definizioni, delle etichette, dei generi. I generi, diceva Totò, sono i mariti delle figlie, per cui sostanzialmente antipatici. Sì, sì, le etichette vanno bene per la maionese, per lo yogurt nei supermercati. Sì. Ma, James Roy, di cui si è appena parlato poco fa, si arrabbia moltissimo, è un uomo anche con un cattivo carattere che Giancarlo ha conosciuto anche di persona, quando lo si definiva uno scrittore noir, in particolare quando si parlava della trilogia americana, quella che comincia con American Tabloid. Lui dice: io scrivo romanzi storici, a proposito di etichette, a proposito di semplificazioni, a proposito di tagliare i concetti con l'accetta. De Cataldo all'inizio della carriera era considerato un po' l'eroe italiano, perché romanzo criminale che irrompe nel panorama della letteratura italiana e della letteratura di genere viene considerato un po' l'Italian Tabloid. Ma insomma, io ho conosciuto questo cristone alto quasi 2 metri al Mistfest di Cattolica nel 1989, avevo un contratto per pubblicare il mio primo romanzo che non era ancora uscito e fui sbattuto su un palco insieme a Roy, di cui era appena stato tradotto, anzi non era ancora stato tradotto ma stava per uscire, Dalia Nera, e quest'uomo cominciò a sbraitare ululando: io sono il cane nero della letteratura americana. Cominciò a abbaiare proprio, a fare dei versi tremendi, dicendo: sono la reincarnazione di Dostoevskij, sono venuto su questa terra per turbare i vostri sogni. Insomma, fece un numero che poi immaginate, io veramente pischello, terrorizzato. Alla fine poi mi strizzò l'occhiolino e disse: vabbè, ma questo si fa per vendere i libri, vedrai che insomma nel corso della tua carriera te ne toccheranno di tutti i colori. Poi il giorno dopo giocammo a ping pong e lo feci vincere e lui mi disse: hai fatto bene, perché se no ti avrei spaccato la racchetta in testa. Quando l'ho rivisto 20 anni dopo, presentandolo in un, diciamo, in un teatro a Milano, gli ho ricordato la sua passione per Dostoevskij, lui mi ha guardato davanti a una platea piena di gente e mi ha detto: io non ho letto una fottuta riga di Dostoevskij in tutta la mia vita. E sai perché? Perché Dostoevskij non è americano. E mi ha, diciamo, letteralmente stranito. Quando ho cominciato a scrivere romanzo criminale, avevo già pubblicato dei romanzi prima, dei libri prima, lo volevo chiamare per dire il rapporto che c'è con Roy e con la sua letteratura, Italian Tabloid. Era proprio il primo titolo che c'era venuto in mente. Poi ovviamente con l'editore si è pensato che il concetto di tabloid non è mai esistito in Italia, cioè quel tipo di stampa tra lo scandalistico, no? non aveva alcun senso. E poi andando ancora avanti nel tempo, diventando appunto saggio ed anziano, mi sono reso conto che tutti noi, eroi in testa, siamo figli del grande romanzo dell'Ottocento, del romanzo di formazione ottocentesco, che pullula e abbonda di figure nere. Pensate soltanto ai demoni di Dostoevskij, alla figura di Stavrogino, pensate alla storia dei 13 o alle illusioni perdute di Balzac. Pensate a il mio libro preferito, oppure pensate a Dickens, cioè pensate che noi abbiamo un enorme, siamo tributari di una letteratura che metteva al centro della narrazione l'uomo, l'essere umano, l'uomo, la donna, nella storia, cioè nel suo tempo, non vicende private, ma vicende individuali emblematiche di un contesto storico. Quindi ha ragione Roy, noi scriviamo romanzi storici.
Sì, e funziona così, funziona che tu ti studi tutte le fonti, tutti i documenti, fai il lavoro dello storico, prendi lo shaker dei cocktail, lo metti dentro, lo mescoli con la grande abilità dello scrittore, con dei personaggi inventati, con degli archi drammaturgici, con delle storie che arrivano dalla realtà e alcune altre le inventi, shakeri bene e tiri fuori un romanzo storico che affonda solidamente le basi nelle fonti, nei documenti, ma che invece è altro. Sì, il rapporto tra fiction e non fiction è, tra pochissimo arriviamo alla gente del caos. Funziona che lo scrittore dà alla storia una metafora, cioè un segno di lettura, un segno di scrittura. Cos'è romanzo criminale? È una novellizzazione delle gesta della banda della maglia entro certi limiti, perché in questo io sono tolstoiano, cioè la storia sarebbe una cosa meravigliosa se solo fosse vera, cioè se non fosse riscritta dagli storici, diceva Tolstoi. Lui non era nella tenda del generale Kutuzov mentre Napoleone imperversava e Kutuzov non faceva nulla per contrastare l'avanzata napoleonica confidando sul generale Inverno. Dormiva. Noi non sappiamo se veramente Kutuzov dormiva, ma ci è rimasta consegnata l'immagine di questo saggio generale che mentre Napoleone si agita, va avanti, conquista, eccetera, dorme. Tutti i suoi colonnelli che gli dicono: ma generale, sta bruciando Madre Russia. E quello dorme. Dorme e poi vincerà la guerra e provocherà la catastrofe dell'impero francese. No, facciamo questo, non sono il solo, ormai c'è diciamo, una vasta tendenza. Io voglio dirvi una cosa sul rapporto tra finzione e realtà, storia e ricostruzione. È un aneddoto che riguarda Alessandro Dumas, grandissimo inventore di una formula narrativa per cui aveva una bottega di negri, si chiamavano allora così, ai quali dettava le trame delle storie. Questi scrivevano in contemporanea 7-8 romanzi, poi lui li correggeva, li rivedeva quando non era impegnato a pagare battaglioni armati a cavallo per liberare l'Italia insieme al suo amico Garibaldi. Anche questo era notevole. Tra l'altro era un mezzo sangue Dumas, quindi era mezzo creolo e mezzo francese, quindi non so, avrebbe avuto qualche problema col permesso di soggiorno, immagino, di questi tempi. Ora, Dumas va a visitare Château d'If fronteggia Marsiglia ed è il luogo nel quale nel Conte di Montecristo sono detenuti il Conte di Montecristo e l'Abate Faria, che come ricorderete evadono. Non so chi di voi ricordava quel meraviglioso Conte di Montecristo della Rai, quello con Andrea Giordano e Sergio Tofano. Io sono abbastanza vecchio da ricordarmi addirittura il quartetto Cetra che faceva la parodia del Conte di Montecristo, che era, vi assicuro, divertentissimo. E insomma, lui va lì e dice a una vecchia custode sdentata: vorrei visitare la tomba del grande rivoluzionario Mirabeau. E questa lo guarda e dice: io non lo so chi è questo Mirabeau, come se uno venisse da noi a dire: voglio visitare la tomba di Mazzini. Così dice: io non lo so chi è Mazzini. Dice: io non lo so chi è Mirabeau, però se lei mi dà 10 franchi le faccio vedere la cella del Conte di Montecristo. E se mi dà ancora 10 franchi, le faccio vedere il tunnel dal quale quel gran figlio di buona donna è riuscito a scappare. E Dumas è felice come una Pasqua, scrive, annota nel suo diario: pensate, non solo avevo inventato una fantasia, ma l'avevo resa ancora più vera della realtà. E questo per uno scrittore è un trionfo. Assolutamente. Dopo il Dottor Stranamore di Kubrick, tutti i presidenti americani chiedevano dove fosse la War Room, che ovviamente non esisteva. Adesso forse sì, forse Trump l'ha Comunque la costruita. valigetta rossa c'è, insomma, il pulsante Vanno c'è. a gara chi ha il pulsante più grosso con quell'altro simpaticone coreano. Non divaghiamo. L'agente del caos. Allora. Al metodo De Cataldo si aggiunge un espediente letterario, un espediente metaletterario. C'è uno scrittore romano che non somiglia per niente a De No. Cataldo,
È uno scrittore che vive a Roma, che viene dalla provincia, che viene dalla Puglia, che ha 60 anni, che ha scritto alcuni romanzi gialli di successo, che viene accusato da tutti di glorificare le gesta dei criminali. Il suo editore gli dice: ma perché non ti inventi un commissario burbero ma buono, che magari è anche appassionato del buon cibo, ma non somiglia per niente a De Cataldo, che ha scritto un romanzo che si chiama Blue Moon, che racconta di una operazione dei cattivoni, dei servizi segreti, della CIA, per inondare i movimenti giovanili degli anni 60 e 70 di droga in modo da pervertirli e da distruggerli. A un certo punto questo scrittore viene contattato da un avvocato, da un eccentrico avvocato americano che si chiama Flint, e che gli dice: sì, bene ma non benissimo, ci siamo, però non hai detto tutta la verità, manca il caos. E lo scrittore, che non assomiglia per niente a De Cataldo, gli dice: e tu cosa accidenti ne sai? Io lo so perché io c'ero, gli risponde l'avvocato Flint. E da qui partono una serie di colloqui che si svolgono a Roma, la città in cui quasi tutti i romanzi sicuramente più fortunati di De Cataldo sono ambientati, però questa è una Roma diversa, è una Roma fatta di ristoranti, di buon cibo, è una roba bella e non è la Roma della notte di Roma. E da lì il nostro scrittore anonimo, di cui non viene mai fatto il nome, che non assomiglia per niente a De Cataldo, viene a conoscenza della vera storia di Jay Dark, cioè di questo agente provocatore che appunto in America e poi anche in Europa opera per pervertire il movimento giovanile tramite la droga. La prima domanda è questa: come ti sei imbattuto, come il De Cataldo vero, non lo scrittore anonimo del romanzo che non ti somiglia per niente, come il De Cataldo vero si è imbattuto in questa storia e quanto ci hai creduto all'inizio? C'entra un documentario, se non sbaglio. Sì, questo romanzo è una verificazione del falso, una falsificazione del vero, o anche una falsificazione del falso, una verificazione del vero, volendo, nel senso che i livelli, come in certi videogiochi molto complicati, sono talmente intrecciati che io stesso finisco per fare confusione quando li racconto. C'è un gruppo di ragazzi che realizza un documentario, questa è realtà, c'è un gruppo di ragazzi che realizza un documentario alcuni anni fa e mi intervista. Il documentario su un'operazione che si chiama Blue Moon, è un'operazione di cui si è favoleggiato già a partire dagli anni 70, di servizi, di settori deviati dei servizi segreti italiani. Tra l'altro continuiamo a dire settori deviati, a furia di parlare di servizi deviati, quelli dritti a me raramente. No, infatti, che tu li hai mai incontrati i servizi non deviati? Noi diciamo quelli deviati, cioè visto settori che, deviati. Visto che qua siamo ad Alghero e Gladio era lì, c'era il golfo, no? C'era la base lì vicino, la base che non doveva esistere peraltro. Mi intervistano, mi dicono: guardi che c'è stata questa operazione dei servizi, c'era gente in divisa che spacciava, cioè che a un certo punto fa scomparire la shish, l'LSD dalle piazze e introduce l'eroina, prima gratis, poi a prezzo vile, poi a prezzo sempre crescente, dando una mazzata finale al movimento. E questa storia l'avevano già fatta in America con le Black Panthers, con le Pantere Nere, e io inizialmente non ci credevo, ero molto scettico, pensavo e continuo a pensare in larga parte che quella generazione, la generazione alla quale in parte appartengo, fosse una generazione che covava anche delle istanze autodistruttive, quindi sarebbe comunque rovinata a prescindere. Poi però, studiando, mi sono imbattuto nella figura realmente esistita di un signore che si chiama Ronald Stark, che era un agente segreto americano con ogni probabilità, che parlava 11 lingue, che è stato il più grande trafficante di LSD del mondo, che si è fatto la galera in Italia, che aveva contatti con mafiosi, uomini delle istituzioni, con le Brigate Rosse, con i terroristi palestinesi, con l'imam Moussa Sadr, insomma un personaggio realmente esistito. A un certo punto viene scarcerato e scompare, e anni dopo risulterebbe più o meno morto, e ho capito che l'operazione Blue Moon aveva un qualche fondamento. E qui entriamo in una parte che non sapete: quello scrittore lì, quello vero, cioè io, l'ha scritto veramente un romanzo dal titolo Blue Moon,
che è da qualche parte nel mio computer, ma non è stato pubblicato. Perché la cosa che più mi interessava era immaginare che ci fosse una reazione su questo romanzo che raccontava un segmento di una controstoria degli anni 60 e 70, cioè che qualcuno veramente venisse a dire: vabbè, guarda che io c'ero, e lì parte la narrazione di Agente del Caos. E quindi è, come dicevo prima, un metaromanzo su un romanzo meta, oppure se volete metà, nel senso che la metà che manca è proprio Blue Moon. Dunque, l'hai detto troppo velocemente, dunque è davvero sì. Esistito un agente provocatore della CIA che sì. Spacciava sì. Prima in America sì. Con la non ha mai Panthers, ammesso poi... non ha mai ammesso di essere un agente provocatore. Nell'interrogatorio che gli fu fatto in carcere lui disse: esiste una legge nel mio paese che mi vieta di riconoscere l'appartenenza a un servizio segreto. E così se la cavò egregiamente. Viene arrestato in Italia. Viene arrestato a Bologna in base a una soffiata anonima all'hotel Baglioni, a vari documenti con varie identità, tutte autentiche, cioè lui non aveva passaporti falsi. Ha una compagna che, con la figlia, che viene scarcerata perché non c'entra niente, rientra in America, entrerà poi nello staff del presidente Reagan negli anni successivi, insegnerà all'università, farà una lunga vita. C'ha un campione orario di sostanze stupefacenti, alcune mai identificate, cioè sperimentali. Un complice, un pregiudicato bolognese, il quale immediatamente parla e dice: ah, questo signore qui mi ha detto di essere un agente incaricato di forzare la controcultura giovanile con le droghe. Ha contatti con un ambiguo architetto che risulta aver ospitato in Sicilia i terroristi palestinesi esfiltrati dopo l'attentato di Fiumicino dell'inizio del 1973, in compagnia di una signora che era la moglie di Timothy Leary, cioè il guru dell'LSD, che poi rientra in America e diventa una insegnante universitaria piuttosto importante. È tutto vero, è tutto vero, è tutto vero. Ronald Stark viene scarcerato nel 1979, il giudice istruttore scrive: ha dato prova di appartenenza a un servizio alleato. Un coraggioso poliziotto che stava indagando su di lui muore in un misterioso incidente automobilistico. Ricordo che l'incidente automobilistico è uno dei sistemi di pulizia, tra virgolette, che i servizi di sicurezza di tutti i paesi occidentali e orientali hanno spesso utilizzato e con successo. Quando un altro giudice italiano chiede nel 1984 notizie di Ronald Stark, gli arriva uno stringato certificato di morte. Ora, l'autore di questo romanzo qui, che si chiama L'agente del caos, dubita che sia morto realmente. Infatti io devo dire la segreta speranza che un giorno o l'altro questo anziano signore mi mandi una mail dicendo: sono io, parliamone. Dunque, uno scrittore vero, uno scrittore protagonista di un romanzo, si imbatte questa storia e cosa fai? Non ne scrivi, sembra... impossibile, sì. Anche perché, come viene spesso ripetuto nel libro, il personaggio incredibile, la storia funziona. Domanda, perché adesso ti abbiamo qua, è la parte più divertente di intervistare De Cataldo, immagino sia chiedere cosa è vero e cosa è inventato, tanto siamo tra pochi intimi, si può dire. Jay Dark, che sarebbe Ronald Stark, il protagonista di questo romanzo, ha un dono, che è quello di imparare molto velocemente tutte le lingue. Vero, vero. Parlava 11 lingue. E poi ha una maledizione, cioè il fatto di una maledizione quasi faustiana, ti ho sentito dire da qualche parte, cioè il fatto di essere immune allo sballo, immune a qualunque droga. Non faccio battute, non dico che sfiga, poverino, però questo invenzione... è scientificamente credibile? No, è un'invenzione letteraria, però io mi sono fatto una domanda: a un certo punto si è calcolato che tra il 67 e il 71 ci fossero nei soli Stati Uniti d'America circa 1500 agenti operativi incaricati di trafficare gli stupefacenti nei gruppi giovanili. È possibile che fossero tutti dei fattoni
Questa è la mia domanda. Cioè, è possibile che non ci sia qualcuno che riusciva comunque a dominare, a governare? Tra l'altro, l'introdurre una distorsione palesemente letteraria come questa consente al personaggio di avere, da un lato, una lucidità, no? Nel rapporto con le droghe, e dall'altro lato un'ansia, una ferita, una mancanza. Lui vorrebbe tanto essere come gli altri. Vedete, nel personaggio reale non si è mai raccontato e non esistono biografie autorizzate, ma nemmeno biografie clandestine. Cioè, si sa che a un certo punto nel 1967 compare un ragazzo di 30 anni, dice di chiamarsi in un certo modo, e c'ha $1 milione, risulta contribuente al fisco americano per $1 milione. Si sa che nel 69 questo signore controlla un traffico di droga di LSD, produzione di traffico enorme, e si sa che nell'81-82 ne controlla uno ancora più grande dopo essere stato scarcerato in Italia. Ma non si sa quale sia la sua origine, girano leggende, in parte alimentate da suoi racconti, in parte da gente che dice di aver sentito da lui che era figlio di un grande industriale, era il rampollo del genere di una famiglia nazista, era figlio di una principessa araba, oppure era un poveraccio cresciuto per le strade di Brooklyn e reclutato durante un programma sperimentale di uso degli stupefacenti sui carcerati, effettivamente svolto alla fine degli anni 50, inizio anni 60, da branche dell'amministrazione americana. Allora, il discorso per uno scrittore è: che cosa funziona di più? Cioè, cosa è drammaturgicamente più forte? Un ricco degenerato modello che potrebbe far immaginare un agente segreto piuttosto dandy, piuttosto elegante, che gioca, scherza con questi giovani, eccetera, o un disperato, figlio di nessuno? Io ho scelto la seconda, e da lì è venuta logicamente questa biografia immaginaria di Jay Dare. E poi c'è il mentore, che non può mancare in nessun romanzo di formazione che si rispetti. Su questo però ci torniamo, Giancarlo, perché, come dire, il figlio di nessuno che diventa un agente provocatore così importante in qualche modo provoca nel lettore anche un po' di empatia, in qualche modo un sentimento quasi di identificazione, no? E siccome tu sei quello che ci fa provare simpatia per i cattivi, poi su questo ci torniamo. Però parliamo prima del dottor Kirk. Davvero esistevano scienziati ex nazisti che poi hanno saltato la quaglia e hanno collaborato con gli americani per progetti di questo tipo? Non solo scienziati, un'intera rete di servizi di sicurezza è passata, in parte agli gran parte agli americani, in parte minore ai russi. I nazisti offrivano delle risorse, avevano compiuto studi estremamente avanzati sul piano della fisica, sul piano delle ricerche nucleari. Il padre dell'aeronautica spaziale americana, Strugold, in realtà compariva in due liste, in quella degli scienziati interessanti per gli americani e in quella dei criminali di guerra. Tra i vari personaggi c'erano anche quelli che avevano compiuto esperimenti con le droghe. Perché cosa succede? Ma questo è anche un romanzo sulla droga. Succede che esistono in natura, o si possono sintetizzare in laboratorio sulla base di elementi naturali, delle sostanze che provocano alterazioni degli stati di coscienza degli esseri umani. Lo sballo. Il vino è una di queste sostanze, il tabacco è una di queste sostanze, il caffè è una di queste non sostanze, non so di cosa stai parlando, la cocaina è una di queste sostanze, l'LSD è una di queste sostanze. Tra l'altro l'LSD è sintetizzato in laboratorio da Hoffman nel 38, ma deriva da un fungo che attacca la segale e la fa diventare cornuta, un piccolo corno quasi demoniaco, se ci pensate, che spunta sulla segale. E la segale cornuta assunta improvvidamente provoca intossicazioni, visioni, allucinazioni, e all'origine di tante
come dire, tanti processi per stregoneria, di visioni di sabba, di allucinazioni infernali, eccetera. In modo una lunghissima tradizione culturale nel mondo occidentale e orientale, c'è una lunghissima tradizione, le grandi religioni si sono sempre o spesso, se preferite, servite di sostanze per indurre alterazione, le sostanze sono controllate dai sacerdoti e conducono a una rottura della ragione, e questa rottura della ragione è una meta ambita dagli esseri umani da sempre. Non esistono, se voi ci pensate, divieti nelle sostanze, esiste il monopolio, tutte le legislazioni dicono la sostanza X che produce gli effetti Y la può produrre solo lo Stato, la possono produrre solo i militari, non la possono né produrre né utilizzare tutti quanti, perché altrimenti, come dire, il consesso sociale salterebbe. Allora, in questo c'è la profonda ambiguità di questo libro, ma anche in generale delle sostanze stupefacenti. Da un lato temute come il demonio, dall'altro lato ambite come la presenza di Dioniso, cioè ambite come ciò che ci porta oltre la nostra coscienza e conoscenza, nello stesso tempo strumento di controllo e strumento di arricchimento economico. Questa seconda non c'è bisogno che ve la spieghi, perché le devastazioni del narcotraffico sono sotto gli occhi di tutti, anche il potere economico che dà il narcotraffico. Quella del controllo invece è una grande utopia, se volete, un'utopia nera, un'utopia negativa degli anni 50, 60 e 70, e probabilmente esiste anche ancora, anche adesso. Cosa cercavano questi scienziati? La droga perfetta che poteva mandare in guerra il soldato che non provava dolore né empatia, da un lato, e nello stesso tempo la droga perfetta che poteva mandare in brodo il cervello del nemico. E questo è l'oggetto della ricerca, questo è l'oggetto del caos. Il dottor Kirk, che è un po' l'emblema dello scienziato pazzo, il nuovo dottor Stranamore, pazzo entro certi limiti peraltro, è uno che dice: sì, io studio le droghe per fare male ai russi e per rovinare i nostri giovani, in modo che i rivoluzionari la smettano di farlo e poi rientrino nei ranghi, i sopravvissuti rientrino nei ranghi. Però vedete quanto sarebbe bello, e lui lo teorizza, seminare il panico anche nelle nostre fila. La frase di Kirk è: io devo combattere, devo diciamo intossicare i russi per dovere, ma lo faccio con i miei per piacere. Ed è qui che scatta il caos. Il caos. Allora, un romanzo noir, un romanzo meta noir, una autobiografia taroccata. Un romanzo. Punto. Fammi finire. Un romanzo. Anche un romanzo filosofico, una grande disputa filosofica tra l'ordine e il caos, di cui il dottor Kirk è un grande teorico. Lui la spiega ad un certo punto con Shiva, Vishnu, eccetera. Ce la racconti, che quello è un buon modo di spiegarla? Sì, è una spiegazione. C'è questo giovane Jay Dark che dice: ma insomma, io che cosa devo fare? Cioè, tu devi diventare un agente del caos. Dice: sì, ma che cos'è il caos? Il caos non si può definire, non si può controllare, ci si può soltanto convivere. Immagina una grande religione, c'è un Dio, Brahma, che crea l'universo, dopo averlo creato, esausto per la fatica della creazione, dorme. Grazie a Dio, perché ogni volta che sbadiglia o gli scappa una lacrima, sono catastrofi, inondazioni, terremoti, maremoti, quindi è buono. È bene che stia lì, che dorme. Affida l'ordine delle cose a un'altra divinità, si chiama Vishnu, che le mantiene tutte in ordine. Ma gli uomini non sopportano un eccesso di ordine, non possono, le molecole non possono stare in condizioni di quiete perenne, perché quello è rigor mortis. E allora gli uomini si inventano un principio di opposizione, un'altra divinità, Shiva, che crea cambiamento, movimento, e questo movimento può essere di qualunque segno, può essere un movimento positivo, può essere un ritorno indietro, una catastrofe, uno sprofondamento, un progresso, un'avanzata, uno strappo, un salto, una capriola,
quello che vi pare purché non sia la stasi. Ora, il compito dei saggi, che Kirk attribuisce a se stesso e ovviamente ai suoi agenti del caos, è quello di far sì che il caos dispieghi la sua forza e la sua energia. Quando i cattivi, diciamo, un certo gruppo di cattivi dice attenzione, i giovani stanno scivolando, i giovani americani stanno scivolando su una pericolosa china rivoluzionaria per colpa delle droghe, dobbiamo fermarli, Kirk è di quelli che dicono no, dobbiamo mandarli avanti finché non si rovineranno definitivamente e poi noi tireremo la rete e porteremo a riva quelli che meritano di sopravvivere. È questo che vuole il caos. Tutta questa terribile, devastante energia prodotta in quegli anni, gli anni 60 e gli anni 70, da, diciamo, noi che ritenevamo di stare dalla parte giusta, era letta, lo diceva prima Dominique Manotti, come l'utopia di cambiare le cose nel mondo. Gli altri, quelli che stavano dall'altra parte, la dicevano come sì, voi andate avanti con questa utopia che tanto alla fine ci penseremo noi a rimettere le cose a posto. Nonostante gli uni e gli altri, e grazie agli uni e gli altri, il mondo è profondamente cambiato. Ecco, è questo il paradosso della gente del caos e forse della storia degli ultimi 50 anni, quest'anno il 68 italiano compie 50 anni. Te lo chiedo così, ce l'hanno fatta a procurare il caos, a pervertire il movimento giovanile, oppure in qualche modo questa dinamica, questa dialettica si autoalimentava e alla fine, volenti o nolenti, il mondo è comunque profondamente cambiato. Per cui il progetto caos, un po' come il gatto di Schrödinger, oppure come Di Maio che dice che la gara dell'Ilva è contemporaneamente legittima e illegittima, scegli tu, il progetto caos ha contemporaneamente funzionato e ha fallito? Ma io, guardiamo la storia, no? Cioè, quest'estate ero in vacanza, in uno dei vari giri a casa di un amico che ha una fantastica collezione della vecchia rivista Linus. Allora, c'era un numero di Linus del 1972 con un enorme inserto curato da Oreste Del Buono, con un contributo di Umberto Eco, era tutto sulla rivoluzione culturale cinese, era tutto un inno a Mao e la rivoluzione culturale cinese. Dovreste raccontarlo al mio amico Zhu Jialong, grande scrittore di Shanghai, che faceva lo studente, fu preso e spedito a calci in culo, scusate l'espressione, ma è così che me l'ha raccontata lui, a piantare patate in un terreno gelato del Sichuan. Ecco, spiegateglielo a lui, quell'utopia lì, come la vivevamo noi, per cui come noi, quelli che avevano 20 anni, perché ero troppo piccolino anche per queste cose, tutti quelli che insomma correvano nelle strade agitando il libretto rosso, ma non potevano vincere. E lì non c'era bisogno di nessun caos, bastava, come dire, la verità suicida che era insita in quell'idea, in quel pensiero, in quel sentimento. In altri settori ha funzionato, qualcosina l'hanno fatta i cattivi, ma non, diciamo, non tanto quanto loro avrebbero desiderato fare, né i buoni hanno perso esclusivamente, come se ancora tanti se la raccontano adesso, perché sono intervenute delle forze oscure che hanno strozzato e stroncato la spinta utopistica. Dove hanno funzionato molto di più però è in alcuni paesi in cui la grande utopia del 68 ha avuto una forza politica che non c'era in altri paesi. Allora, in America il progetto di distruggere le Black Panthers è riuscito, ok? In Italia il progetto di radicalizzazione suicida della lotta politica gli è riuscito, in Italia ha funzionato più che da altre parti, in Francia, in Germania, in Inghilterra ha funzionato molto di meno, e ci sono state, come dire, c'è stata una vivacità artistica e una produttività culturale dove, insomma, le droghe hanno prodotto più artisti che rivoluzionari o pseudo rivoluzionari. Da noi ha funzionato un'altra cosa, cioè da noi ha funzionato un disegno molto preciso del quale Blue Moon, il caos, erano soltanto un piccolo segmento minoritario.
Da noi ha funzionato la strategia delle bombe, che è una cosa diversa, molto più studiata, molto più cattiva se si vuole, e anche molto meno sofisticata, più rozza ma più efficace. Lo scrittore protagonista del romanzo, che ha una sessantina d'anni, lo scrittore vero, il De Cataldo vero. Assistiamo con questa sessantina d'anni. Portati benissimo, quello del libro. Avrebbe scritto 20, 30, 40 anni prima questo libro, questa storia, nello stesso modo? No, 40 anni prima la linea di distinzione tra i buoni e i cattivi sarebbe stata netta per me, assolutamente netta, anzi, se avessi scritto 30 anni prima avrei fatto una lamentazione, appunto, di uno che avete fregato i nostri sogni, cioè, diciamo che in quei sogni c'era qualcosa di distorto già in partenza, e diciamo che certi sogni sono belli, cioè c'è una dannata necessità di sognare quei sogni e di sognare quelle utopie, con la consapevolezza che però ti può dare soltanto il tempo trascorso, che quella quota di sogni necessaria serve a garantire, come dire, qualche piccolo passo concreto nella realtà, o a evitare proprio che si faccia il passo del gambero. Dopo il 68, dopo gli anni 60, diciamo 68 per capirci, il 68 negli Stati Uniti comincia nel 64, il mondo occidentale non ha più avuto un movimento rivoluzionario giovanile così potente. Io sono nato nel 1974, avevo l'età della ragione quando c'è stato Genova 2001, che forse è stato l'ultimo momento in cui, per la mia generazione, anche l'unico momento in cui si è provato a sognare quei sogni sono stati soffocati dal sangue di Genova. E adesso siamo di fronte ad una sorta di riflusso. Il dottor Kirk direbbe che però il caos è ciclico, dobbiamo aspettarci un altro momento in cui i giovani continueranno a sognare quei sogni lì, a coltivare quell'utopia lì. E che musica ci sarà poi quando sarà? Perché così? Poi la stessa utopia, no? Le utopie cambiano, le utopie cambiano. Una grande utopia del 68 era la liberazione sessuale, e quella non si può dire che non sia stata raggiunta. Lì sono stati fatti dei passi in avanti enormi. Ora, semmai, il punto è evitare di scadere nella distopia del racconto dell'ancella, cioè con le donne in casa a fare i figli sotto controllo, a perdere soggettività e identità, con i maschi che controllano. Cioè, questo, come dire, è un momento di grande revival del maschio bianco autoritario, frustrato e autoritario. Quindi lì è lì un punto di crisi. La musica, sai che c'è una cosa positiva? C'è mio figlio, per esempio, che ha 25 anni e ama molto, e fa musica, in realtà si sta, insomma, si vede come cantautore indie, è tornato al vinile, come tanti ragazzi, insomma, sono tornati al vinile. E il nostro vantaggio come scrittori, lo diceva Dominique prima, è che lo scrittore, come lo storico, sa com'è andata la storia, quindi la può ricostruire. Quando ci sei dentro, insomma, è più difficile prendere le coordinate. Forse bisognerebbe, insomma, spegnere per un periodo, spegnere il social, tutti i social, e cercare di concentrarsi di più su delle cose più concrete, per cercare di decifrare un po' i segni del contemporaneo. Tra l'altro, te lo dico davvero a malincuore, sapendo di dire una cosa, come dire, politicamente molto scorretta, la mia generazione sta un po' in mezzo. La tua, ma soprattutto quella che viene dopo, è stata letteralmente decapitata dall'eroina. L'eroina, per certi versi, per quelli appena più grandi di me, è stato il nostro Vietnam. Però, guarda caso, quando la droga comincia a tornare di moda, spuntano anche rivoluzioni musicali. Così è stato il punk, e così è stato il grunge a Seattle negli anni 90, quando c'è molto disagio, quando torna di moda la droga. Ahimè, torna anche la della musica interessante. Un'altra domanda più generica. Tu sei anche uno sceneggiatore.
Io che mi occupo di cinema per lavoro, di diffusione culturale della cultura cinematografica, ma al tempo stesso sono un grande appassionato di letteratura, c'è una cosa che odio e che immagino darà fastidio anche a te. Quando un buon romanzo, quando per dire che un romanzo è buono, che è scritto bene, si dice è scritto come un film. Adesso dicono è scritto come una serie televisiva. In realtà sono due linguaggi diversi, funzionano in modo diverso, tu li padroneggi benissimo entrambi ambetré, direbbe un mio amico carabiniere, perché scrivi anche benissimo teatro. E però la domanda è questa: il nostro universo narrativo ormai è sostanzialmente un universo audiovisivo. Alessandro Baricco molti anni fa diceva per noi scrittori di letteratura è un po' come inseguire il treno con una bicicletta. Tu che guidi sia il treno che la bicicletta, ce lo spieghi come si fa a fare in modo che la bicicletta vada più veloce del treno? Mi sono preso un appunto prima perché hai citato anche i videogiochi, che in realtà sono un'altra forma di concorrenza fortissima. L'universo videoludico, se qualcuno di voi gioca, saprà che è diventato, si è evoluto moltissimo negli ultimi anni ed è diventato davvero una forma narrativa importantissima, oltre che in assoluto la più ricca, quella che ha più budget. Come si... Ambitré a me ricorda La donna della domenica, vi ricordate che poi c'aveva i due collaboratori domestici sarti che vengono licenziati. C'è il verbale di polizia, come ti chiami? Cioè, San Agapino, nato a Alghero, ivi residente in Torino, via. No, guardi, ivi residente, no, tutta la vita ho detto sempre ivi, mio padre diceva ivi, ambitré. No, comunque la risposta è ambitré. Allora, intanto sui videogiochi tutto l'immaginario, non solo dei creativi che attualmente governano le industrie culturali, ma degli executive, dei manager, delle menti. Cioè i boss di Netflix o quelli di Amazon che io ho conosciuto sono cresciuti con i videogiochi e dai videogiochi hanno tratto il loro massimo alimento culturale, per cui da un certo punto di vista è frustrante avere a che fare con della gente che è totalmente priva di memoria letteraria, per esempio. Dall'altro gli puoi vendere anche Guerra e Pace in 25 parole perché non sanno di cosa si sta parlando, quindi c'è un, come dire, una prateria sterminata che si apre davanti a uno che ha conoscenza, perché ha studiato sui libri di carta e non su Wikipedia. Cioè ti fanno, oh, sì, certo, lui, lei, oh, capito, Satana, Sansone, Milton, impazziscono. Spiega che Call of Duty è la stessa cosa di Guerra e Pace. Per dire, no, ma addirittura, insomma, Game of Thrones ha a che vedere con la storia medievale dei Visconti, per dire, no? Perché ambetré, anzi ambequattro? Perché proprio da questo deriva il fatto che ci sono fortissimi influssi del grande romanzo ottocentesco nelle serie. Il passo narrativo, lungo, torrenziale, con degli spazi di riflessione che il cinema non ha. In Lost, per esempio, oppure in Game of Thrones, voi avete dei momenti di sospensione dell'azione e del racconto che sono tipici di una lentezza letteraria che il cinema o il videogioco non si possono permettere per loro essenza e per loro natura. Perché poi rientra anche in un discorso di fruizione e di tecnologia. Il cinema presuppone un'operazione di uscita da se stessi, dal proprio spazio, e condivisione dello spazio. Il cinema è minoritario oggi rispetto alla televisione o allo streaming, che sono fruizioni più individuali. Cinematografica collettiva. Esatto. Che cosa ha una grande tenuta di fruizione collettiva oggi nel mondo occidentale? L'opera lirica, più del teatro. Perché l'opera lirica è un mondo meravigliosamente congelato, però nello stesso tempo vi offre tutta la gamma possibile delle sensazioni che poi sono state rielaborate, riprodotte, rimasterizzate appunto nelle serie, nelle grandi serie e via dicendo.
Quindi sostanzialmente rispetto per tutti i linguaggi e quella che io ho in mente è una santa alleanza di tutti quelli che producono storie e narrazioni, perché occorre salvare il concetto stesso di narrazione e preservare la fruizione di una narrazione nella sua interezza. Perché dico questo? Perché tanti ragazzi con cui io parlo non vedono neanche i film in streaming o le serie in streaming, vedono spezzoni, frame, vedono frame. Cioè, hai visto Game of Thrones? Lì c'hai gli assatanati che fanno il binge watching, cioè proprio se lo guardano, si sparano una serie come se fosse il pane, quelli che sono affezionati all'appuntamento, e poi c'hai tanti ragazzi per i quali vedere Game of Thrones è aver visto 5 minuti della quarta puntata della terza serie, perché qualcuno gli ha detto che è interessante. Ecco, lì si annida un grande pericolo, perdita della capacità di fruire la narrazione, perdita della capacità di interpretare le metafore, quindi perdita, una delle tante perdite che stiamo incoscientemente accumulando. È lì che bisogna andare. Poi tutto il resto è meglio un film, è meglio un libro, il pubblico, cioè, è ozioso secondo me. Noi abbiamo un'emergenza che è quella di salvare la narrazione, salvare il racconto, poi pensiamo a tutto il resto. La narrazione e il racconto che fai tu, che fanno tanti altri scrittori bravi, in qualche modo affonda le sue radici, come abbiamo detto tante volte stasera, nel romanzo dell'Ottocento, e dunque non prevede la divisione manichea tra buoni e cattivi, non, le luci e le tenebre si confondono, ed è un po' la lezione, una delle tante di questo tuo romanzo. Ti sei un po' rotto le scatole di essere tu, Saviano, gli altri, quello che glorifica i criminali e che crea l'identificazione con i criminali? Manca poco che vi dicono che li addestrate voi, i criminali. Quanto, la domanda è, quanto ti sei rotto le balle di questo? Beh, mi piace questa domanda perché consente una risposta secca, tantissimo, tantissimo. No, è veramente una specie di ritornello, no? Una cosa che ritorna, ma poi se ci pensi, lo dicevano a Schiller, l'hanno detto un po' a tutti. Cattivi maestri, cattivo esempio, ogni tanto spunta fuori qualcuno e dice Napoli non è così, Taranto non è così, Roma non è così, la gioventù è fomentata, si dà un'immagine di dopo tutto il migliore di tutti era Andrea, il più saggio era sempre il buon vecchio Giulio Andreotti, che voleva vietare di proiettare Umberto D perché dava un'immagine distorta dell'Italia. Le radici sono sempre lì, sono sempre lì, basta. Cioè io mi sono sforzato per anni di dare la risposta lunga, quella meditata e pensata. Sono anche giunto a dire ragazzi, però mi raccomando non traete esempio, non ispirate, cioè, poi alla fine basta. Avete la grande libertà di leggere un altro libro. Ci sono dei libri eccezionali che parlano delle magnifiche sorti e progressive dell'umanità, leggetevi quelli se non vi piacciono i nostri. Tutti si vogliono benissimo. Sì. Giancarlo De Cataldo, grazie. Ma dall'altra parte del mare. Continuate a seguire il festival domani e nei giorni successivi, mi raccomando.